L'Emilia-Romagna TTG Travel Experience 2021, uno stand con 73 operatori regionali a tema cine e turismo, ma nell'occasione, giovedì 14 ottobre, anche la presentazione di tutti quelli che sono i grandi percorsi cicloturistici che offre la nostra regione nell'anno 2022. Fioccano nel 2022 le proposte, in particolar modo per il cicloturismo, anche nel territorio di Bologna e Modena. Sì, Bologna e Modena si sono unite per realizzare questo prodotto cicloturistico legato alla ciclovia del sole. La ciclovia del sole è un tratto di un percorso molto più lungo che collega Capo Nord a Malta, e Bologna e Modena hanno creato degli itinerari per valorizzare 46 chilometri che adesso sono il tratto rilevante della ciclovia del sole da Mirandola a Sala Bolognese. Tre comuni di Modena e cinque comuni della provincia di Bologna assieme per promuovere questo prodotto in Italia e nel mondo. Naturalmente la cultura e lo sport sono i punti di forza della regione e il cicloturismo collega entrambi. Esattamente, questa è proprio la chiave di lettura che stiamo utilizzando. Attraverso il percorso cicloturistico, l'opportunità di andare a visitare i territori e quindi di gustare le eccellenze enogastronomiche, culturali e naturalmente legate anche ai motori che fanno parte del grande patrimonio di eccellenza di questo territorio. Due particolari di questo percorso di 46 chilometri. Il particolare più interessante è che è stato recuperato un tratto della ferrovia legato in realtà a una disgrazia che era quella in corsa sulla stazione di Crevalcore. Da questa criticità si è creata un'opportunità di lanciare un itinerario cicloturistico di una valenza straordinaria. Quali le offerte cicloturistiche per l'Emilia per questo anno che arriva possibilmente normale? Ma le offerte sono tantissime, ovviamente si distribuiscono lungo la nostra terra, quindi lungo tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, sui tre assi che vanno dal Po alla Via Emilia all'Appennino. Quindi ce n'è un po' per tutti i gusti, nel senso che abbiamo sulla parte del Po abbiamo questa Food Valley Bike che, partendo da Parma, capitale italiana della cultura, arriva nella bassa parmense, nella bassa reggiana, fino ad arrivare a Busseto, quindi nel territorio di nascita di Giuseppe Verdi, quindi passando per luoghi vocati al cibo, perché stiamo parlando della Food Valley, quindi produzione di parmigiano reggiano, fino ad arrivare alla zona di produzione del culatello di Zibello. Può andare nel Reggiano, in tutta l'area di Brescello, di Boretto, quindi la terra di Don Camillo e Peppone, quindi anche la cultura, anche in questo caso la fa da padrona, e anche qui abbiamo eccellenze come l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia che diventano dei riferimenti. La stessa cosa sempre sul Po, lungo il Piacentino, nel Piacentino, quindi anche lungo il Po abbiamo grandi possibilità. Abbiamo poi tutte quelle che sono le ciclovie lungo l'Appennino, a livello quindi di tutto il territorio, da Piacenza fino a Reggio, passando per Parma, quindi con soprattutto per gli esperti di mountain bike o chi ha cominciato a utilizzare le bike, ci sono percorsi veramente per tutti i gusti. Quindi l'Emilia, diciamo che essendo un territorio che è la Food Valley, un territorio con più di 50 castelli, diciamo che per i cicloturisti è una terra sicuramente molto vocata, perché offre emergenze appunto gastronomiche, vini, castelli, cultura, e quindi sicuramente da consigliare. Unendo diverse province, diversi percorsi, immagino che ci voglia almeno una settimana per avere una visuale, non dico intera, ma almeno soddisfacente. Beh, sicuramente una settimana sarebbe perfetta, perché consentirebbe veramente di viverla a pieno. È chiaro che uno può anche organizzarsi con più fine settimana, magari più weekend, per poter venire a vivere magari anche a pezzi questa bellissima terra che, come detto, è importante andarla a scoprire, perché per molti è ancora molto sconosciuta. Tante possibilità oltre al mare, le città d'arte, ora più che mai il cicloturismo. Ma cicloturismo, perché la bici è un elemento della nostra quotidianità e lo sarà sempre di più, lo è nella vita urbana, nella mobilità urbana, cioè quando parliamo di PNRR, transizione ecologica, vuol dire che in una città, come si sta già facendo a Amburgo, a Friburgo, nel nord Europa, ti sposti con la bicicletta se lo puoi fare, così lasci ad esempio l'uso delle auto a chi magari ha della disabilità
o degli anziani. Questo per dire che la bicicletta è un ingrediente, un elemento strutturale di un cambiamento sociale dei prossimi 20-30 anni, e quindi con la bicicletta si può vivere un'esperienza di vita quotidiana, vado al lavoro, ma un'esperienza straordinaria di turismo, declinata se un territorio ragiona, unendo la bicicletta ai borghi, ai paesaggi, ai boschi, ai paesaggi di Dante, alle suggestioni dei luoghi dei film di Fellini, all'enogastroturismo, perché con la bicicletta si possono andare a scoprire i sapori dei borghi. Ecco, la Romagna lavora su questo. La Via Romagna è, ad esempio, un grande percorso strutturale che da questo paesaggio incantevole delle nostre valli, del Delta del Po, attraversa tutta l'intensità di proposte, profumi, sapori, identità romagnole per arrivare nel Riminese. È un prodotto che offriamo ai mercati tedeschi, olandesi, all'Europa, a tutto il mondo, agli italiani. Quindi la bici, il mondo bike, diventa un elemento strutturale della nostra società e quindi anche della nostra offerta turistica. Gli eventi per il 2022 sono tutti programmati, sperando sia un anno normale, ci saranno veramente tutti dal Giro d'Italia alle Gran Fondo. Ci sarà come sempre il Giro d'Italia, dovrebbe esserci una partenza, anzi forse due partenze e un arrivo, ci saranno le Gran Fondo, quest'anno la Nove Colli ha festeggiato finalmente i 50 anni ed è stato un successo nonostante il periodo non sia dei migliori. Siamo sicuri che l'anno prossimo tornerà una normalità fatta di tanti eventi che portano in questo caso cicloturisti in Emilia-Romagna. Siamo una delle regioni più importanti per l'accoglienza di cicloturisti e quindi il nostro cammino, la nostra strada è questa, perché abbiamo 8.000-9.000 km di strade adatte, particolarmente adatte per i ciclisti, e abbiamo degli eventi che sono unici in Italia, quindi dobbiamo continuare così. Quanti percorsi sconosciuti ci sono ancora da scoprire fra le colline di Piacenza e quelle di Rimini? Ma guarda, io te lo posso confermare perché da 2 anni ho una gravel e ho trovato degli scorci che non avevo mai visto, e io di chilometri ne ho fatti, no? In Emilia-Romagna, e quindi anche per dirti la gravel, no? Questa bicicletta che ti permette di andare su strade sterrate, su sentieri, su argini di fiumi. Cioè è veramente un mondo bellissimo, perché mountain bike, gravel, bici da strada, le nostre strutture, perché abbiamo più di 50 bike hotels sparsi nella nostra regione, ecco, abbiamo tutto quello che serve per offrire ai cicloturisti il meglio in assoluto. L'Emilia Romagna non è solo mare, cultura, enogastronomia, è anche cicloturismo. È anche cicloturismo con i suoi 9.000 chilometri di piste, si dice ciclabili, ma percorsi, nelle due ruote, cioè l'Emilia Romagna è tante cose, non è solo, è anche, questo è molto importante, infatti questi percorsi di cicloturismo si chiamano slow and leisure, cioè divertimento e slow food anche, food valley, motor valley. E l'Emilia Romagna ha tante frecce al suo arco, è un posto dove tutte le famiglie con ogni tasca possono venire e divertirsi. E bisogna venire un po' più spesso rispetto a Milano. Beh certo, io potessi verrei molto più spesso, però approfitto di ogni momento, tipo questo momento del TTG, per venire e godermi l'Emilia Romagna a fondo. Simona Ventura ha detto poco fa lo stand più grande, più bello, quello dell'Emilia Romagna. Beh, giochiamo in casa e quindi direi che era doveroso, anche perché siamo in una fase di grande ripartenza, c'è molto entusiasmo e quindi volevamo dare la possibilità ai nostri operatori di avere uno spazio attraente che mostrasse tutte le nostre grandi eccellenze, perché abbiamo bisogno appunto di continuare a fare promozione turistica, a farlo in maniera sinergica con gli operatori privati. Abbiamo tantissime cose da vendere, diciamo, sul piano turistico, e quindi questo stand, come dire, è la dimostrazione di come la regione Emilia-Romagna voglia investire sul turismo anche in futuro. Tra le tante offerte, poco fa parlavamo di cicloturismo, lo stand è stato costruito sul cineturismo.
Cineturismo è un nuovo prodotto che abbiamo costruito insieme alla Cineteca di Bologna, le destinazioni naturalmente con la regia di APT, partendo dai grandi registi che sono nati in Emilia Romagna, hanno vissuto e hanno anche girato molte pellicole che sono passate alla storia: Fellini, Antonioni, Bertolucci, Pasolini. Quest'altro anno è il 100° anniversario della nascita di Pierpaolo Pasolini, quindi attraverso questi grandi personaggi si possono costruire degli itinerari per gli appassionati e per quelli che appunto si muovono attraverso lo stimolo della passione per qualche arte, in questo caso quella cinematografica.